Ciao, sono Simone Ashley e sono Kate Bridgerton. E io sono Nicola Coughlan e sono Penelope Featherington. Ciao, sono Jonathan Bailey e sono Anthony Bridgerton. Sono Luke Newton e recito Colin Bridgerton. E passo il testimone dalla mia love story. Alla prossima. E andrò a passare il testimone al migliore dei fratelli. Da una love story alla prossima. Qual è la cosa che non ti aspettavi diventando la protagonista? Tutto ciò che riguarda le corse a cavallo. Kit ed Anthony lo fanno insieme. L'avete fatto Sì, lo tanto. facciamo molto, ma è stata una sorpresa davvero piacevole. Ho avuto bei momenti con Johnny, semplicemente a cavallo. Credo Adoro. che sia uno dei miei ricordi preferiti. Se dovessi dire la tua esperienza come protagonista di Bridgerton in tre parole, quali sarebbero? Atto di fede. Bello! Qual è stata la cosa più divertente del recitare Kate e Anthony nella stagione 2? Uno dei miei ricordi preferiti è la scena della pioggia, nell'episodio 8, dove Anthony va e salva Kate caduta da cavallo. Non Sì. potrò mai dimenticare quel giorno. Eravamo solo io e Johnny e c'era la macchina della pioggia. Ok. E cominciamo a bagnarci alla fine della giornata e Johnny era tipo: Qual è il aiutami! tuo momento più memorabile sul set della stagione 2 con Simon? Ricordo questa scena, credo sia l'episodio 5, quando Anthony velocemente galoppa sul suo cavallo e Simone faceva il suo monologo. Io guardavo lei e vedevo com'era brillante. Voi non potete fare questo, non spezzerete il cuore di mia sorella. Ok, cosa avete fatto insieme tu e Johnny per prepararvi alla stagione 2? Beh, noi abbiamo girato per 11 mesi. Sì, è stato davvero folle. Non potevamo uscire, Sì, insomma, era. durante il Covid, quindi super rigidi con le regole, tipo Si nessuno usciva facevano le fuori. live quiz su Zoom insieme, Sì, sì. esatto. Quindi sono stata letteralmente a casa a leggere il mio script. E andavo a camminare con il mio cane. E con Johnny eravamo bravi a fare delle playlist. Come Bello. se fossimo a uno dei balli. Eravamo tipo: oh, questa canzone è fantastica per i Cantoni. E la Sì, mettevamo. è bello, Sì. soprattutto sapendo quanto è importante la musica per lo show. Qual è il ricordo più divertente o sciocco avuto con Simone? La prossima volta che la vedi, chiedile della voce di Chapman. Lo adoro. Cosa avete fatto insieme tu e Simone e da solo per prepararvi alla stagione 2? Allora, io e Simone non ci conoscevamo molto prima, quindi non abbiamo avuto molte prove prima di E penso girare. che questo sia differente da me e Nick quest'anno. Noi ci conosciamo a vicenda da tipo 4 o 5 anni ormai. E ha senso perché è dall'amicizia all'amore. Quindi dovevamo avere questo per farla piano Sì, piano. come tutti noi Pauline fan, siamo cresciuti con voi ragazzi, quindi sarà fantastico vedere Sì, come verranno finalmente fuori. sì. Tu e Nicola avete mai avuto momenti dove eravate d'accordo prima di girare? Sì. Come ti sei approcciato? Proprio come te nella tua stagione, perché comunque sapevamo di essere i Sì. prossimi, ma nessun altro lo sapeva, quindi eravamo tipo. Semplicemente guardavo te come un falco ed ero tipo: cosa fa lui? Cosa fa Esattamente lei per stare a l'eravamo. suo agio sul set? Ok, Nicola. Sì. Sì. C'è qualcosa che ti rende nervosa nel diventare la protagonista della stagione? Le scene sexy. Sì. È stata la prima cosa che ero tipo, oh mio Dio, questo è molto lontano dalla mia comfort zone. È spaventoso perché si è così vulnerabili, ma Luke ha reso tutto molto più facile. Per noi, avendo una grande amicizia prima, è Come ti stato sei più sentita facile. guardando le scene? Ero tipo così. Ma anche quando le giravo ero tipo, oh mio Dio, perché devo fare I miei questo? amici, io, credo persino Johnny, non le abbiamo mai commentate insieme. Eravamo tipo: ok. Io e Luke ne parliamo sempre, le troviamo divertenti, tipo ti ricordi quando l'abbiamo fatta? Sì, non lo so che cosa dice di noi questo, ma Ok, ok. ho le card ora. Grande, il potere! Come speri che reagiranno i fan alla tua storia d'amore in Bridgerton stagione 3? Io so che ci sono molte fan che morirebbero per i So che Pauline. li Stanno aspettando da davvero molto tempo. Quindi sì, spero che saremo all'altezza del loro hype. So che c'è questo momento nel libro per cui sono molto emozionate. Penso che abbiamo messo tutte queste emozioni insieme, per quanto possibile. Cosa ti rende emozionata che i fan vedano sui Pauline? Oh, io penso di essere emozionata, cioè quando ho avuto il ruolo lo show non esisteva ancora, sai? Quindi io non sapevo come sarebbe diventato, ho dato uno sguardo ai libri, ho visto che erano amati moltissimo dai fan. E dopo molte scene che sono iconiche per i lettori dei libri le ho viste nello script e poi le abbiamo girate, quindi. Cosa ti emoziona di più che i fan vedono dei Pauline? Che Colin e Penelope sono l'opposto degli altri protagonisti della serie. Dalla stagione
stagione 1 alla 2 perché loro sono molto giovani, li abbiamo visti crescere, adesso sono cresciuti e cresceranno ancora. Prima dovevamo accettare che persone eravamo e adesso siamo cresciuti, quindi sono davvero emozionato nel vederli crescere, non soltanto nell'accettazione di chi sono, ma un crescere davvero insieme, diventare tipo facciamo questo lavoro in una nuova versione, quella che siamo adesso. Sì, questo è un bellissimo pensiero. Qual è stata la cosa positiva del lavorare con Nicola? Ci sono tantissime cose, probabilmente tutta la sua positività. Lei ha una forte energia che coinvolge tutti intorno a lei, fa sentire tutti pieni di energia, al meglio. Come pensi reagiranno i fan? Domanda difficile! Io insomma... Bene! Spero bene, bene! Insomma, spero bene, insomma, ci spero davvero, penso che loro vogliano gli intrighi, quindi ok. Qual è stato il tuo momento preferito con Nicola filmando la stagione 3? Ovviamente senza spoiler. Oh, ok, ci sono alcuni momenti che sono dai libri e c'era un'energia diversa sul set quel giorno, perché Nick e io sapevamo quanto sono importanti per i fan e quindi eravamo tipo... Oh, perché ci sentiamo così responsabili oggi? Questa è una domanda da parte mia, Nicola. Ok. Io sono molto emozionata e il mondo è molto emozionato per averti come protagonista della stagione 3. Grazie. Noi ci supportiamo nel miglior modo possibile. Oh, ma che dolce. Fratello, questa era la mia ultima domanda. Grande! Dai Cantoni ai Polin, passo ufficialmente il testimone al nuovo protagonista di Bridgerton. Grazie. Dovremmo abbracciarci. Dai, vieni, possiamo farlo. Sì, ti voglio bene, fratello, bro. Ti voglio bene, bro. Ti adoro. Quindi dai Cantoni ai Polin, passo ufficialmente il testimone di protagonista di Bridgerton. A te. Perfetto. È fatta. Grazie. Oh. Ma non vi preoccupate, Cantoni ci saranno. Sì. Kate ed Anthony resteranno insieme per sempre. Bridgerton stagione 3 parte 1 sarà in streaming su Netflix il 16 maggio. Ciao! Ciao.